Gol è solo merito mio, che te l'ho predetto. Sì, è vero, no, è stata una bella gioia perché sapevamo che oggi era una partita chiave del girone di ritorno. Penso che abbiamo incontrato forse la squadra che stava meglio fisicamente e infatti ha tenuto botta con noi tutta la partita. È stata una gran vittoria e sono molto contento. E perché sei entrato a freddo, però ti sei subito calato il clima della battaglia, perché questo è il primo tempo soprattutto? Sì, no, è stata una partita molto muscolare, intensa, penso di categoria superiore, della verità, perché è stata leale, maschia, ci sono stati belli scontri, poi era veramente freddo, cioè, dire entrato freddo, perché non ho fatto neanche una corsa per il riscaldamento, mi stanno detto subito di entrare. E sono stato anche bravo e fortunato perché era un pizzico di fortuna. È la tua specialità poi. Sì. No, ho visto tutti quelli che ha fatto Marzelli, gli ho rubato qualcosa, le farine del suo sacco. Cazza Mali, che effetto fa vincere a casa tua? Un bel effetto, nel senso che è un bel effetto perché stiamo vivendo un bel momento anche generale. Vincere qua era una tappa per noi fondamentale e infatti avevamo il turno più difficile sicuramente questo per noi rispetto alle nostre antagoniste, abbiamo guadagnato un punto, perciò è stato un turno più che favorevole, si poteva pensare di poter magari perdere qualcosa, invece torniamo a casa con un punto in più rispetto alla seconda, perciò per noi è una gran giornata e anche me personalmente è una buona giornata sicuro perché vincere a casa tua comunque con tanta gente che ti conosce, essere qua è sempre far bella figura, poter portare a casa punti fa sempre comodo. E non ci sei abituato mai a vincere visto che poi con questo degli anni di campionati incominci a vincere tanti. Quello adesso vediamo come va a finire, però sì, sono felice. Vincere è sempre un qualcosa in più, adesso siamo messi bene, però appunto la strada è ancora lunga, adesso pensiamo ancora a stare concentrati e ancora partita per partita che il girone poi è un girone a 20 squadre, perciò c'è ancora tantissima strada da fare.